faremo nessun discorso, è solo un ringraziamento che facciamo noi come LTM e come padri deoniani. Parlo io perché sto seguendo, faccio il direttore tecnico di questo progetto, quindi c'ho un po' più il termometro della situazione. La dottoressa D'Orso, abbiamo parlato per telefono un minuto fa, è impegnata per un problema di Roma con l'assessore Gaeta e al tavolo col prefetto, quindi ci saluta tutti, ma purtroppo non può essere presente. Il ringraziamento va a tutti, lo facciamo a distanza alla dottoressa D'Orso, in particolare alle istituzioni, che ringraziare noi stessi non è una bella cosa, perché qua siamo tutti gli operatori volontari, collaboratori a diverso titolo di LTM. Questo sappiamo tutti che è un progetto di accoglienza che i padri deoniani hanno voluto fortemente sul territorio, che non solo hanno messo a disposizione la struttura, ma ci danno praticamente lo organizzano in primis con la nostra collaborazione. Un ringraziamento lo devo in maniera particolare agli esponenti e ai rappresentanti del commissariato Cosindipo, con l'ispettore Galofalo e i collaboratori, perché per noi è diventato quasi una security personale. Ogni volta che abbiamo un problema, onestamente, chiamiamo l'ispettore che arriva in maniera velocissima. Il ringraziamento lo devo a tutti, a Nama che è il nostro mediatore culturale, non parlo dei collaboratori di LTM perché sarebbe quasi un discorso di parte, quindi parlo delle collaborazioni esterne di LTM, Nama che fa il mediatore culturale, e devo dire che sono contentissimo perché Omar, che nella vita ho sentito che fa, l'ho conosciuto questa sera, fa il mediatore culturale, ha detto è la prima volta che vado in un centro e trovo una struttura così accogliente, così organizzata che risponde in maniera perfetta a quelle che possono essere le esigenze di un progetto del genere. Qualche parola l'aggiunge Romolo, che è segretario di LTM, e poi qualche altra parolina la dice il direttore di LTM, che è padre Giuseppe Guglielmi. Magari lui farà un momento di riflessione che ha una valenza più ecclesiastica, e quindi lascio la parola a Romolo. Grazie. Moi, personalement, depuis l'instant T où je viens d'être briefé, je suis vraiment trop flatté d'avoir tous ces gens ici nombreux venus pour nous, ce qui est important. Et vraiment, pour ne pas trop parler, moi personnellement, je prierai Dieu que ça continue de la même façon. Pour ceux qui seront là peut-être après nous, et que Dieu nous aide à ce que tout se passe bien comme nous le prions à tout moment. Donc pour moi, c'est un peu ce que je peux vous dire pour l'instant. Collaborazioni che spesso sono mancate magari in territorio africano perché non ci sono state occasioni di incontro, perché magari mancava la missione, l'abbiamo realizzato qua in una struttura dove LTM è nata come associazione e dove naturalmente la collaborazione dei padri deoniani è fondamentale ed essenziale. Quindi io spero che sia un progetto che vada avanti in maniera armonica e che rappresenti effettivamente un momento di incontro anche tra le etnie diverse che partecipano e che sono presenti qui e che potrebbe essere anche espressione di una pacifica convivenza, cosa che in questo momento veramente servirebbe un poco su scala anche molto più ampia che non in un territorio così piccolo e limitato. Però è bello vedere che ci sono qui persone che provengono da territori diversi, da territori che a volte non sono neanche come dire, in armonia tra di loro e invece svolgono qui una vita quotidiana che per quanto è possibile sia il più armonico possibile. La collaborazione che c'è delle persone che ci lavorano è costante, è presente nell'arco di 24 ore qualcuno dell'associazione. E questo naturalmente è un impegno importante, costante e anche un impegno molto molto incisivo. Questa sera soprattutto è un momento anche di saluto, perché siamo in prossimità del Natale, una festa che dovrebbe essere praticamente di tutti, non soltanto della cristianità, ma anche per le origini che sono anche laiche nella storia del Natale, quindi anche per chi eventualmente dovesse avere una fede diversa. Io non ho altro da aggiungere se non quello di ringraziare, come ha fatto anche Nino, le istituzioni che ci sono vicine e naturalmente lo sforzo che anche le istituzioni stanno facendo per poter rendere questo progetto e questa attività sempre migliore. Auguriamoci che tutto proceda per il meglio, che non ci siano ostacoli e che possa essere anzi
un momento di avvio per una collaborazione ancora più intensa. Ringrazio tutti i presenti anche per essere venuti, perché era un momento di incontro che naturalmente serviva anche a far conoscere un pochino. I want to use this opportunity to thank the people of Italy that God Almighty will continue to bless them according to His riches in glory. Because the way they survived me, even when I'm in suffering, they gave me a shelter, even food and all that. I'm saying let the God Almighty begin to lift the land of Italy higher to the next level. In this year, 2015, they will never lack. God will bless them. As they remember us to give us shelter, because shelter, where someone is sleeping, is not a day job. I also thank God, I am appreciating them, that God Almighty will bless them. In the mighty name of Jesus Christ. Non avrei da aggiungere quasi nulla di quello che ha detto sia Nino che Rollo. Posso dire che come Deoniani non è una captatio benevolenze, non è dare l'incenso, però come Deoniani, se questo si è realizzato, lo dobbiamo molto a Padre Massimo, che è qui tra noi, il padre provinciale. Senza, diciamo, la sua volontà, la sua testardaggine, forse questo non si sarebbe potuto realizzare. Quindi è un bel momento questo, perché insieme sperimentiamo la gioia del Natale con tanti fratelli che vengono da un po' da tutte le parti del mondo e ci riconosciamo appunto in un Dio creatore, Dio onnipotente, Dio padre, e per noi cristiani anche in Dio figlio. Proporrei una breve preghiera, lo so, dovrebbe essere un po' ecumenica, a varie voci, ma io non conosco le altre voci, per cui la dico nella mia lingua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimediamo a noi i nostri debiti, come noi non rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon Natale.